Che cos'è per me la caccia cinghiale? Direi di descriverla in poco. Compagnia, passione, emozione, ma soprattutto la cosa più importante, cinofilia. Per me la caccia cinghiale si fa solo ed esclusivamente col cane, quindi il re per me deve essere cacciato con i metodi in cui si utilizza il cane. A me piace questo, non la vedrei in altra maniera. Welcome in Romagna, ed ecco a noi questa avventura romagnola. Oggi si vedrà le famose cannucce, come dicono qua, quindi calanchi di sporche e di cannucce. Di sicuro quelli non mancheranno, speriamo che non manchino neanche i cinghiali per fare una di quelle giornate indimenticabili sulla nostra passione. Quindi, welcome in Romagna e adesso si comincia. Adesso partiamo. Lionello, il caposquadra, ha deciso di fare questa zona per cominciare. Ha già posizionato le poste, quindi speriamo di trovarne almeno uno, poi quel che succederà vedremo. Dai Tita! Dai! Lascia lavorare il cane, vedrai, senti che lo segna, stanotte qua ci sono stati, poi che siano lunghi o corti non te lo so dire, perché questo è un cane che segna bene. Adesso qua sembra che ci siano stati, sì, qua ci sono stati, qua ci sono stati. Ecco, adesso la pastura di stanotte qui c'è, poi bisogna vedere dove sono. Da come lo segna di ieri sera. Se era di stamattina lo doveva proprio sfilare bene. Questo è un cinghiale impegnativo, Lello. Quelli che piacciono a me. Adesso segnano bene, potrebbe essere là, Adesso segnano bene, vediamo dove lo tira. Questa è una sfilata di messa, questa è una sfilata di messa. Ci sono, quando lo vedi vai. Dietro. È fermo, non so se ti ho preso, è fermo, attenti attenti, no va, attenti in basso che arriva Occhio che arriva in basso in pineta, attento. È passato qui dove ho sparato io.
Oggi è stata una bellissima giornata, si è visto un bel lavoro da quanto riguarda i cani, un po' meno il lavoro mio, perché stranamente ho padellato, ma ci sta, tutto ripreso, quindi potete ridere tranquillamente della mia padella, perché io vi dico che è più facile sbagliare che prendere, e di questo ne sono convinto. E quando si torna a casa dalla giornata, si va a curare chi è il protagonista della nostra passione. Ragazzi? Vai Marian, questa è la tua. Merlo, questa è la tua. Mina, questa sono la Ruby e la Diva, un 2014 e un 2001, sono state le prime cucciolate che ho fatto. Gli metto anche un po' di carne perché se lo sono guadagnata la pensione con un po' di carne. La quiete dopo la tempesta, quando gli si dà da mangiare è come a tavola, no? Sai come si dice il detto, no? Se non si sente mormorare nessuno vuol dire che tutti a tavola sono contenti. E adesso si fa quello che si fa tutti i giorni, si puliscono i box. Tap. Allora? Mangiato? Avere i cani è un lavoro che ti impegna 365 giorni all'anno, ma la passione è 365 giorni all'anno. Io non mi riconoscerei se non con i miei cani tutti i giorni a vederli o comunque starci insieme. Ognuno ha la propria, proprio angolo relax. Questo è il mio angolo relax. E come il pilota quando si sgancia le cinture di sicurezza, per un appassionato di cinofilia e caccia, quando ci si sgancia le scarponi vuol dire che l'avventura è finita. E ripartiremo per un'altra avventura domani. Mai mollare. Mai. Tutte le volte che sciolgo sia in addestramento che a caccia e cose varie, la prima cosa che faccio è metterli sul corpetto. Da quando li utilizzo, dal 2011, che sono stato uno dei primi che li ha utilizzati, mi hanno salvato veramente i cani più di una volta. Io ho sempre dell'idea che la sicurezza per i cani viene prima di tutto, quindi... Diciamo che per me la caccia è col cane, no? Io amo moltissimo tutto ciò che è il lavoro del cane, soprattutto una fase che per me è quella che mi emoziona di più, che è l'accostamento, che è la fase del quello che sta facendo adesso, di dove ha mangiato stanotte l'animale e il cane comincia a dare voce e cercare di risolvere tutto quello, il giri della notte. Fioravanti scriveva nel proprio libro che sulla lepre, che comunque pensa poco il lavoro del segugio è uguale sul cinghiale, diceva che il dono del segugio è come un maestro d'orchestra che suona le note della lepre della notte. E io credo che nel cinghiale sia la stessa identica cosa. È passato nello stesso identico posto. Vediamo se riusciamo a sentirli, perché devono aver svalicato qua.
Ecco, sembrerebbe che aumentano l'intensità adesso da abbaiare. Speriamo. Fermo. Mi sa che sono fermo. Occhio che sono partiti, eh. Attenti, attenti alle poste che sono partiti, eh. Attenti che sono partiti, eh. Ce li hanno adesso, eh. Attenti, eh. Attenti che ce li hanno, eh! Vanno giù! Infatti, adesso ce li hanno! Vedete che ripiegheranno! Adesso lui ha preso pastura ai cani, eh! State attenti alle porte in basso, dove avete sentito che ho detto che c'erano stati, la direzione è quella, eh! State attenti! Io, eh. Occhio, eh. Non credo di averci preso, eh. Attenti che arriva, eh. I cani ci sono a culo, eh. I cani ci sono a culo, attenti, eh. Bravo, tanto dov'è? E vabbè. Tanto i protagonisti sono i cani e io il padellaro. Amen. Boh, mettiamo in sicurezza l'arma. Ho preso la pianta, proprio di imbracciatura ho preso la pianta, la pianta diretta proprio davanti al cinghiale, porca miseriaccia, occhio che arriva, eh. Vabbè. Amo il cinghiale perché è proprio una di quelle cacce di intelligenza e anche di impegno fisico, perché abbiamo fatto una bella corsa per arrivare qua. Queste sono le cose che mi piacciono. Speriamo che adesso ci spari le poste, che se va alle poste abbiamo fatto il lavoro in maniera perfetta. Il mio divertimento è proprio questo, ascoltare i cani, no? Perdo molto tempo su quello che è passarci il tempo, cercare di fargli un buon imprinting sul primi mesi di apprendimento del cane, su quello che è l'obbedienza, ma credo che la selezione più importante che io faccia sui miei cani è dal punto di vista dell'accostamento. Un cane che non fa accostamento può essere un buon cane su quello che è l'azione venatoria, ma per quello che riguarda veramente il lavoro completo del segugio gli manca una parte. Infatti mi è piaciuto molto, siamo arrivati là, abbiamo visto la pastura per terra e i cani hanno cominciato a vocalizzare, quindi già questo è un primo alert che viene dato a me come conduttore, dicendo: dai, ci siamo, qua i cinghiali ci sono stati stanotte, andiamoli a cercare perché ci sono. È andata così e ribadisco, passione, emozione, adrenalina, per me la caccia al cinghiale è tutto questo, ma soprattutto cinofilia. Viva la caccia ai nostri cani, mai mollare, mai.